Maria Teresa e Michele. Buonasera a tutti, appassionati di hockey e benvenuti al 101° campionato di Serie A1 di hockey su pista, posticipo della 12ª giornata di domenica 17 luglio. Con questa diretta agli spaltri del Palapanzini di Giovinazzo, dove vedremo giocare due squadre fortissime, AFP Giovinazzo e Lodi. Ebbene sì, un caloroso buonasera anche da Michele. Siamo, come diceva Maria Teresa, giunti alla 12ª e penultima giornata del campionato, del girone di andata del campionato di Serie A1 hockey pista, e questa sera di scena al Palapanzini è proprio il Lodi. In questi giorni il DS Beppe Spadavecchia, dopo aver scontato una lunga squalifica, ha voluto rassicurare i tifosi che la società biancoverde proverà a correre ai ripari nel mercato di gennaio per non farsi trovare impreparata nel girone di ritorno, vista la situazione di classifica che vede relegata l'AFP Giovinazzo all'ultimo posto. Infatti andiamo a vedere quella che è la situazione della classifica prima che inizi questo posticipo di Serie A1 che vede di fronte appunto l'AFP Giovinazzo contro il Lodi. Abbiamo il Forte dei Marmi e il Trissino a 30 punti, Follonica 25, Sarzana e Grosseto 22, Valdagno 21 e Lodi 20. Queste squadre sono già qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia. A seguire poi vediamo. A seguire c'è Montebello con 15 punti, Sandrigo con 13 punti, il Bassano 12 punti, il Monza con 8 punti, il Vercelli con 6 punti e anche il Breganze ancora con 6 punti, Giovinazzo 4 punti. Gli arbitri di questa sera sono i signori Barbarisi e Iorio della sezione di Salerno, sono gli stessi arbitri che hanno diretto il Giovinazzo nella partita inaugurale di questo massimo campionato di Serie A1 contro il Trissino e persa dal Giovinazzo con un sonoro 12-0. Poi hanno ancora arbitrato l'AFP Giovinazzo nell'incontro interno contro il Vercelli con terminato 8-8, mentre il signor Iorio ha arbitrato il Giovinazzo nella trasferta di Sarzana, dove il Giovinazzo perse, ricordiamo bene, per 3-2 con una rete di Illuzzi agli ultimi minuti. Ricordiamo che il Giovinazzo in questi giorni c'è stato il divorzio da parte dello spagnolo Bartes nei confronti del AFP Giovinazzo. Tra i pali dell'Odi abbiamo un ex di turno, ovvero il portiere Grimald, che l'anno scorso ha difeso i colori bianco-verdi e quest'anno sta difendendo quelli giallorossi dell'Odi. Qualche minuto e inizierà l'incontro, però prima di iniziare l'incontro volevo ribadire una cosa che diciamo sta a cuore un po' a tutti i tifosi dell'AFP Giovinazzo. Infatti in questi giorni su una testata locale un articolo citava che si richiedeva materiale video e fotografico anche amatoriale per poter raccontare in un documentario che sarà realizzato dalla regista giovinazzese Rossella De Venuto dal titolo Pattini e Acciaio, la storia dell'AFP Giovinazzo nata appunto dall'amore di alcuni operai dell'allora siderurgico giovinazzese, appunto AFP, che stava per Acciaierie e Ferriere Pugliesi, e salita sul tetto d'Italia ed Europa con giocatori prettamente giovinazzesi, giusto per ricordarne alcuni: Marcella, che è proprio l'allenatore dell'AFP Giovinazzo, oppure Colamaria, allenatore del Monza, Frasca, Turturro, Cannato, De Palma e così via. Poi non dobbiamo dimenticare che l'allenatore dell'epoca era un certo Massari, che ha fatto grande anche la nazionale italiana di hockey pista. Si cercano anche filmati delle trasferte internazionali fatte in Brasile, Spagna, Portogallo, e siccome questa sera stiamo giocando contro il Lodi,
anche dei campionati europei disputati nel 1990 proprio a Lodi. Chiunque abbia materiale quindi può mandarlo via mail all'indirizzo giulia@interlineafilm.com oppure telefonare al 06 42 085 767 per eventuali informazioni. Vediamo adesso in pista le due squadre e andiamo a vedere quelle che sono le formazioni delle due società. Allora per quanto riguarda il Lodi abbiamo Grimalt con il numero 12, Giovanetti con il numero 4, Faccin con il numero 5, Neiera con il numero 7, Rodriguez con il numero 9, Nadini con il numero 9, Fantozzi con il numero 44, Antonini con il numero 54, Bozzetto con numero 68, Porchera con numero 49. Allenatore del Lodi è Pierluigi Bresciani. Invece andiamo a vedere quella che è la formazione del Giovinazzo col numero 1 Tommaso Belgiovine, col numero 57 Renato Clavel, col numero 29 Antoine Lebert, col numero 21 Federico Mura, col numero 70 Luca Mezzina, col numero 9 Luigi Turturro, col numero 4 Michele Di Lillo, col numero 10 Fabio Camporeale, col numero 56 Angelo De Bari e col numero 71 il portiere che difende i colori bianco-verdi, Ottavio D'Angelico. Tra qualche istante avrà inizio l'incontro valevole per la 12ª giornata, penultima del girone di andata. Il Giovinazzo poi andrà in terra veneta il 20 dicembre, fra qualche giorno, dove ci sarà la trasferta contro il Sandrigo e poi si ricomincerà il 7 gennaio ancora in terra veneta contro il Trisino per ritornare al Palapanzini il 13 gennaio per la seconda giornata di ritorno contro il Grosseto. Vedremo adesso con quale quintetto Pino Marzella inizierà questo incontro. Una partita che vale tanti tanti punti, perché il Giovinazzo dovesse vincere questo incontro almeno lascerebbe il fondo della classifica. Classifica adesso diciamo sono a due punti, quindi abbordabili sia il Vercelli che il Breganze. Speriamo insomma che il Giovinazzo questa sera, questa domenica, faccia suo l'incontro. Nonostante il Lodi viene da una trasferta di qualche giorno fa per Valevolo e per la Coppa Europea, e adesso dopo qualche giorno ha affrontato questa lunga trasferta qui a Giovinazzo. Salutiamo gli amici di Lodi che ci stanno vedendo sul canale FIRS della Federazione e che seguiranno questo incontro. Ricordiamo che nella prossima giornata, quella di mercoledì prossimo, tutte le partite saranno disputate in contemporanea, cosa che non è mai successo fino ad ora in campionato. E vediamo quelle che saranno gli incontri: Bassano Trissino, Sandrigo Giovinazzo, Montebello Follonica, Breganze Monza, Forte dei Marmi Grosseto, Vercelli Sarzana e Lodi Valdagno. Tra i marcatori abbiamo comunque un nostro forte Mura con 19 reti al quarto posto,
seguito poi da Olmos 15, Gavioli 14, De Oro e ancora un altro giovinazzese, Leber, con 12 reti, mentre nella top 10 non vediamo marcatori del Lodi, quindi questo ci fa ben sperare e speriamo, ecco, inizia in questo momento. Subito il Lodi in avanti, vediamo una percussione forte del Lodi. Andiamo subito, il Lodi sempre in avanti, indietro adesso scambi veloci, numero 9 del Lodi, Felipe Rodriguez, ancora la squadra lombarda cerca di sorprendere il portiere Ottavio D'Angelico, allunga la stecca, recupera Leber che va subito in avanti, tallonato da Pablo Nayer che riconquista la palla e si porta a ridosso della porta di D'Angelico, cerca di passarla e trova il compagno di squadra, ancora Nayer indietro, dietro la porta di D'Angelico, provano un alza e schiaccia, nulla di fatto, ma siamo ancora a ridosso dell'area del Giovinazzo, indietro ancora a manovrare la squadra dell'Odi, riconquista il Giovinazzo con Renato Clavel, soffiata nuovamente la sfera e sempre Nayer a ridosso della porta Giovinazzo, partita alquanto veloce in questo inizio, riconquista il Giovinazzo con Federico Mura in avanti, per la prima volta si affacciano a ridosso della porta di Grimalt ma non riescono a concentrarsi, tiro dalla distanza dell'Odi, riconquista ancora Federico Mura, uno contro uno, tiro dalla distanza, ribattuto il tiro di Federico Mura e riparte il Lodi, ancora Nayer, sempre Nayer in avanti, provano a sorprendere D'Angelico, la lontana, riconquista Federico Mura ancora lui strattonato ma riconquista la palla, niente gli viene tolta, gli arbitri lasciano proseguire, nulla di fatto, tiro intercettata dal portiere D'Angelico, ancora Clavel prova a sorprendere il Grimalt, il portiere del Lodi che si oppone, ancora il numero 63 Antonini, Fernandez, Antonini Nayer, questa sera il capitano è Leber per il Giovinazzo, ancora il numero 5 Alessandro Faccin, Nayer indietro per il proprio compagno di squadra che prova dalla distanza, Morgan Antonioni, riconquista il Giovinazzo, Renato Clavel, Leber in avanti, De Bari tiro dalla distanza dove non c'è nessuno e il Lodi riparte, superata la metà campo, ancora Antonioni, sempre il Lodi a fare la manovra, gli soffia la palla Clavel, la prende Federico Mura, De Bari, Clavel, Marcella si arrabbia con i suoi perché sono alquanto nervosi e chiede calma l'allenatore della FP Giovinazzo. Leber in avanti per il proprio compagno di squadra Clavel, Federico Mura, Leber, ancora Leber, superata la metà campo, Leber, tira, 3 contro 1, era facile intuire che non ce l'avrebbe fatta, il Giovinazzo riconquista con
Clavel indietro per De Bari. Lebert, ancora De Bari in avanti. Sempre prova dalla distanza, ma Federico Mura c'è e la passa indietro a Lebert. Mura a Lebert, ancora Lebert sulla balaustra. Mura, siamo dietro la porta di Grimaldi. Mura, gli viene soffiata la palla. Ancora adesso Neuer. Giovinazzo fa buona guardia e non si lascia sorprendere e riparte immediatamente con Lebert. Abbiamo Clavel, Lebert, De Bari. Subito soffiata la sfera dai giocatori del Lodi e riparte nel faccin. Ancora Felipe Rodriguez. Morgan Antonioni, tiro dalla distanza, riconquista ancora il Lodi. Neuer. Lebert intuisce ed evita il passaggio, ma continuano ad operare i giocatori del Lodi. Sempre in avanti, siamo dietro la porta alta, tiro alto e si ripartirà adesso con un fallo per il Giovinazzo. Signor Barbarisi, time out chiesto dal Giovinazzo. Si riprenderà con una punizione a favore dell'AFP Giovinazzo. Chiedono la distanza i giocatori del Giovinazzo. Siamo sull'angolino alto dell'area di porta difesa da Ottavio D'Angelico e sulla palla c'è Clavel. Lebert. Atterrato, fallo commesso da Clavel ai danni di un giocatore dell'Odi che subito riparte, si oppone con il casco Ottavio D'Angelico. Federico Mura 2 contro 1, tiro dalla distanza ribattuto. Ancora Federico Mura cerca di districarsi, prova un'altra schiaccia, fallo commesso dal portiere ai danni di Federico Mura e si ripartirà con una punizione dall'angolino alto alla destra del portiere Grimalt, portiere dell'Odi. Sette minuti appena trascorsi, il risultato fermo sullo 0-0. Anche i tifosi dell'Odi hanno fatto questa bellissima lunga trasferta qui a Giovinazzo. Ancora il Giovinazzo prova a sorprendere la difesa dell'Odi senza riuscirci e riparte con calma il Lodi indietro per Davide Nannini. Neuer. Fantozzi, tiro dalla distanza, ribattuto, ancora Fantozzi, sempre Neuer, Fantozzi, Antonioni, Fantozzi, non riescono a sfondare, l'arbitro Iorio richiama a sé i due giocatori. Faccin e De Bari l'invita alla calma, ci saranno provvedimenti se proseguiranno su questo loro andamento di gioco.
ancora il Giovinazzo. Sempre il Giovinazzo adesso in avanti, Leber, De Bari, ha indietro per il difensore Leber. Prova dalla distanza, ribattuto, e sarà il Giovinazzo a riprendere il gioco. L'arbitro Andrisani indica il punto di battuta. Sulla palla si porta Federico Mura. Federico Mura e De Bari. Indietro a Leber. Ancora il Giovinazzo a manovrare. Federico Mura, intercettata dalla difesa lombarda, e vanno subito in avanti i giocatori del Lodi. Ancora il Lodi in avanti, scivola in piena aria Faccin. Siamo indietro adesso Fantozzi. Fantozzi si avvicina all'area di D'Angelico, gira la porta, e fallo commesso ai danni del giocatore del Giovinazzo. Chiedono la distanza i giocatori dell'FB. Viene segnalato il primo fallo ai danni del Lodi. Il Giovinazzo sciupa questa occasione e riconquista la sfera il Lodi. Fantozzi in avanti adesso al proprio compagno di squadra Morgan Antonioni, che prova dalla distanza, ma è il Giovinazzo a riconquistare la sfera con Clavel. Clavel, Federico Mura, Clavel indietro a Leber. Clavel, Federico Mura, spintonato, ma riconquistano senza commettere fallo la sfera i giocatori del Lodi. Esce Faccin e vediamo chi entra. Entra con il numero 44 Davide Nadini. Fantozzi prova dalla distanza, Fantozzi senza riuscirci, Leber riconquista, Nadini fa, cerca di apporsi a Leber, Leber deve lasciare la palla e la riconquista al 63 Antonioni. Nayer prova a sfondare, siamo dietro la porta di D'Angelico. Nayer, Faccin, Nadini, Nayer, Morgan Antonioni, scivola un giocatore dell'AFP Giovinazzo, atterrato adesso, atterrato Clavel. Rivediamo l'azione. A commettere il fallo è il numero 63 Morgan Antonioni, secondo fallo di squadra per il Lodi. Ancora Giovinazzo che riparte, Leber. Leber cerca un compagno, alla distanza trova Clavel. Giovinazzo ancora in avanti con Leber, Clavel.
Fermato Clavel, riparte velocemente il Lodi, intercetta la palla Clavel, ancora il Giovinazzo che prova dalla distanza con De Bari, Fantozzi, ancora Fantozzi in possesso della sfera, sempre il Lodi a macchinare questa manovra di gioco. Ancora il Lodi, sempre lì a ridosso della porta di Ottavio D'Angelico. Alta, palla alta da parte del Lodi. Riconquista Leber. Si oppone Pablo Nayer, che commette anche fallo, terzo fallo, alquanto nervosa questa partita questa sera. Nayer ha commesso il terzo fallo ai danni dell'FP Giovinazzo. Leber, Clavel, ancora Leber cerca di indirizzarsi al centro area, tiro nella scivolata, palla alta, comunque riesce a tirare, quindi gli arbitri non ritengono necessario fischiare un fallo. Cambio per il Lodi, è entrato Bozzetto, Liam Bozzetto con il 68 e anche Giovannetti. Fantozzi in avanti, la passa Giovannetti, proprio compagno di squadra in avanti con il nuovo entrato Davide Nadini, anche lui a manovrare, provano dalla distanza, intercetta De Bari e recupera Leber. 13 minuti già trascorsi, risultato ancora fermo sullo 0-0. Giovinazzo non ci sta a perdere ancora una volta questo incontro, un incontro che, anche se sembra proibitivo, e segna in questo momento il Lodi segna, stavamo dicendo non ci sta a perdere, invece ha segnato proprio il Lodi con il numero 44 Davide Nadini, dopo appena 13 minuti dall'inizio dell'incontro. Siamo solo all'inizio e sicuramente c'è ancora tanto da giocare. Time out chiesto dall'FP Giovinazzo. Ora non dobbiamo demoralizzarci, perché comunque l'FP Giovinazzo ha fatto vedere che questa partita è alla sua portata. Sicuramente, stanno giocando benissimo P. Giovinazzo, senza nulla togliere l'altra squadra del Lodi, fortissima anche loro. Vediamo dal nostro regista Francesco Marino, ci sta facendo vedere le istruzioni che il mister Marcella sta impartendo ai propri giocatori. Sempre in pista adesso c'è Turturro al posto di Clavel, ha cambiato per la prima volta adesso un giocatore, Pino Marcella. Turturro sulla palla, indietro per Federico Mura. Mura ci prova dalla distanza,
Ancora il Giovinazzo. Respinge Grimald ed evita la rete del pareggio. Spintonato il turturro, gli arbitri fanno proseguire, nulla di fatto. Giovannetti, avanti ancora il Lodi con Fantozzi. Fantozzi, finta e la passa Bozzetto. Ancora il 44, autore della rete, Nadini. A manovrare Fantozzi, prova dalla distanza, riconquista Federico Mura per il Giovinazzo. Si è riempito il Palapanzini per una partita di domenica, vedere tanti spettatori è un orgoglio per la società, che invita sempre i tifosi a sostenere la FP Giovinazzo nonostante fosse in fondo alla classifica, dare coraggio a questi ragazzi perché sono ragazzi del vivaio giovinazzese, ragazzi che sono la loro prima esperienza in Serie A1 e ce la stanno mettendo tutta per ben figurare al cospetto di questi grandi giocatori che di esperienza ne hanno da vendere. Ancora Bozzetto per Lodi in avanti, sempre Fantozzi, Fantozzi indietro per Bozzetto. Siamo sempre superata la metà campo della FP Giovinazzo. Ancora commette fallo il Lodi, batte subito Leber ma non riesce a prendere la sfera Federico Mura e il Lodi la fa sua nuovamente con Giovannetti. Tiro dalla distanza, palla alta, il signor Andrisani indica il punto di battuta. Ancora il giocatore del Giovinazzo, De Bari chiede la distanza, De Bari e Leber, Leber ancora Turturro, De Bari intercettato e in avanti il Lodi che non riesce a sfruttare l'occasione, però è sempre in possesso della sfera. Bozzetto, adesso Fantozzi, Fantozzi prova a tirare, a sorprendere D'Angelico senza riuscirci e palla ancora in loro possesso, sempre con Bozzetto. Tira ancora Giovannetti, si oppone D'Angelico, palla alta. Quattro i falli commessi dal Lodi, uno per il Giovinazzo. Leber, ancora Leber in avanti, indietro per Federico Mura, Federico Mura 2 contro 1, gliela soffiano la sfera e ripartono. Ancora si oppone Ottavio D'Angelico, siamo subito nella metà campo della FP Giovinazzo, atterrato Turturro, fallo commesso proprio da Turturro, secondo fallo di squadra. Riparte il Lodi, Fantozzi,
Giovannetti, Fantozzi, tiro, intercetta Federico Mura, uno contro uno, atterrato Federico Mura, agganciato, commette fallo il numero 4 Giovannetti e il giovinazzo usufruirà di un tiro libero per l'atterramento di Federico Mura. Sulla palla si porta Leber. Leber che in questa stagione ha già fatto vedere di essere la sua specialità quella di segnare nei tiri liberi. Leber che ha 12 reti. Vediamo se anche questa volta riuscirà a pareggiare questo incontro. Ricordiamo il suo tiro che ha fatto sognare i giovinazzi a Breganze. Tiro e rete di Leber. Siamo alla sua 13ª rete. Forza a Fippi Giovinazzo. Sì, tutto da rifare. Si riparte adesso con il Lodi in avanti, Giovannetti, Fantozzi. Leber, quando mancavano 7 minuti e 50, ha portato in parità questo incontro. Ancora il 54, Andrea Fantozzi. Prova a passarla a Nadini. Cerca un alzo e schiaccia, ma è Leber a riconquistare la sfera e a ripartire. Federico Mura tira, intercetta l'ex Grimald. Ricordiamo che il Giovinazzo non potrà contare sull'apporto di Colamaria dopo il bruttissimo episodio di domenica scorsa e sta scontando adesso 2 turni di squalifica e 150 euro di multa per il giocatore del Giovinazzo per il brutto fallo commesso. Ancora ennesimo fallo del Lodi e time out chiesto dal Lodi. Dicevo che con Leber siamo ormai alla 13ª rete e ha portato al pareggio di questa partita. AFP 1, Lodi 1. Tutto ancora da giocare quando mancano 6 minuti e 27 secondi alla fine di questo primo tempo. Stiamo vedendo inquadrata la panchina del Lodi, mister Bresciani. Sta dando istruzioni ai suoi, è una trasferta insidiosa, anche se relegati in fondo alla classifica, la FP Giovinazzo sta dando fastidio un po' a tutte le squadre, anche le più grandi che sono scese qui al Palapanzini, hanno vinto sì, ma con degli episodi. Si ripartirà con una punizione a favore del Giovinazzo. Dopo il fallo commesso dal Lodi, sulla pallina c'è Turturro dispone i suoi compagni, Federico Mura, Leber, Mura sorprende i propri diretti avversari ma non riescono a sfondare ancora i giocatori giovinazzesi.
Allora, ci segnalano che in porta non c'è Ottavio D'Angelico, ma bensì Tommaso Belgiovine. Chiediamo scusa se fino ad ora avevamo detto che in porta c'era D'Angelico. Ancora Leber, Federico Mura, avanti per il proprio compagno di squadra, gli scivola la stecca e non riesce a conquistare ancora Mura. Mura, 3 contro 1, alla meglio sempre Mura, Di Lillo, Leber, ancora Leber, cerca un compagno, Di Lillo, Turturro, in avanti per Federico Mura, prova a passare alla Turturro ma bozzetto, la riconquista per il Lodi, uno contro uno e riconquista adesso Gioinazzo, Di Lillo, Di Lillo superato la metà campo, indietro per Leber, 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 ancora in avanti per Federico Mura, uno contro uno, fallo commesso, ancora fallo ai danni di Gioinazzo, del Federico Mura, ed è Grimalt a fermare il proprio compagno di squadra, il numero 9 Filippo Rodriguez, che ha commesso fallo ai danni del Federico Mura. Fair play in questo momento tra Federico Mura e Rodriguez. Ancora un time out, 4 minuti e 36 secondi alla fine di questo primo tempo, risultato ancora 1-1 con le reti di Nadini e il pareggio di Leber. Abbiamo due belle tifoserie questa sera. Ci sono anche tanti amici del Lodi che stanno tifando per la loro squadra e i nostri giovinazzesi che sono davvero molto molto infuocati anche questa sera. Era bello vederli questo pomeriggio insieme per le vie di Giovinazzo, una tifoseria alquanto gemellata. Erano in giro tutti quanti ad abbracciarsi, a bere, a passeggiare per la nostra bella cittadina questo pomeriggio, e questo lascia ben sperare insomma per un buon prosieguo di questa partita, dove abbiamo visto negli scorsi incontri alcune tifoserie che ahimè hanno dato fastidio. Questi invece sono veramente, sono davvero educati, veramente sportivi, tanto di cappello a questi grandi tifosi che sono arrivati dal lontano Lodi. Si riprende con Federico Mura, ancora fallo commesso questa volta da Federico Mura, riparte Antonioni, Antonioni prova, riconquista Federico Mura, atterrato nuovamente Federico Mura, a terra riparte il Lodi, ma ferma il gioco il signor Barbarisi. Fallo del Lodi ai danni di Federico Mura, gli arbitri invitano il medico ad entrare in pista. Chiamato l'intervento del medico. Speriamo non sia niente di grave. No, per un attimo abbiamo visto si stava rialzando Federico Mura, poi si è riaccasciato nuovamente. Sempre a terra Federico Mura. Vediamo dalla regia il risultato 1-1 tra Indeco FP Gioinazzo e Amatori Huascan Lodi, 1-1. Passata prima in vantaggio il Lodi con Nadini, il pareggio di Leber
che fa ben sperare per il prosieguo dell'incontro. Esce Federico Mura ed entra De Bari. Saranno prestate le cure del caso in panchina a Federico Mura. Nadini riparte il Lodi, ancora Nayer, sempre la manovra veloce, Faccin passa al compagno di squadra Felipe Rodriguez, che prova dalla distanza. Adesso è Pablo Nayer ancora a intercettare, si oppone bel giovine, sempre sul fa buona guardia bel giovine, riconquista la sfera il Gioinazzo, atterrato per un fallo Turturro, vediamo il replay, settimo fallo e Leber che riparte. Uno contro uno, alla meglio il giocatore del Lodi. Adesso è Fernandez. Il Lodi ancora dalla distanza. Sempre Rodriguez. Ancora il Lodi in possesso della sfera. Provano a sorprendere Belgiovine, ci mette un pattino e Leber riparte velocemente. Ancora Leber, De Bari, Turturro, Clavel, Leber ancora lui, l'autore del pareggio, 2 contro 1, gli soffiano la sfera e Faccin riparte per il Lodi. Prova dalla distanza, spallata di Belgiovine. Ancora il Lodi. Siamo dietro la porta di Belgiovine. Il Lodi indietro. Nayer prova dalla distanza e segna ancora. Nayer per il 2-1 del Lodi. Nayer porta nuovamente in vantaggio il Lodi a poco più di 2 minuti dalla fine di questo primo tempo, 1 minuto e 57, segna il cronometro, Lodi nuovamente in vantaggio. E ancora Federico Mura, prova dalla distanza, non sorprende Grimalt, 4 contro 1 addirittura, gli arbitri dicono che non c'è fallo, ripartono velocemente, un pattino di Belgiovine evita la terza rete al Lodi. Leber in avanti per Turturro, De Bari, Leber, Federico Mura, tiro alto De Bari, Federico Mura, tiro alto, riconquista Antonioni, prova a passarla al centro di un compagno di squadra, ma il Gioinazzo a riconquistare la sfera, tira Leber dalla distanza, riparte velocemente il Lodi con la stecca Belgiovine. Ancora Federico Mura sulla balaustra, Federico Mura cerca di accentrarsi, atterrato Federico Mura, gli arbitri gli fischiano un fallo, dicono che si è lanciato lui, quindi quinto fallo per il Gioinazzo ed è adesso ci sarà time out. No,
non è time out ma bensì il fallo di prima che avevamo visto per simulazione da parte di Federico Mura. Ripartiti, mancano 40 secondi alla fine di questo primo tempo, risultato 2-1 con il Lodi sempre in avanti con Nayer, ancora il Lodi, fare la manovra, siamo a ridosso della porta di Belgiovine. Provano a sorprendere, cioè, e segnano la terza rete con il numero 7, Nayer, doppietta per lui, Nayer per il 3-1. Quando mancano 13 secondi alla conclusione di questo primo tempo, Giovinazzo 1 e Lodi 3. Si ammutolisce il Palapanzini e il risultato... che a quello che si è visto fino ad ora è alquanto bugiardo, perché il Giovinazzo merita un pareggio. Si oppone Grimalt al tiro di Federico Mura, di Lillo, ancora di Lillo dalla distanza. Finito il primo tempo, 3-1 per il Lodi. È stata una partita inizialmente molto molto combattuta, il Giovinazzo si è difeso molto molto bene con questa fortissima squadra. Ricordiamo le marcature, ha iniziato Nadini, poi il pareggio di Leber e dopodiché c'è stata la doppietta di Nayer per il 3-1 maturato fino a questo istante. A tra poco per il secondo tempo.
1-1. Nell'altro incontro che si sta disputando questa sera nel posticipo, il Bassano sta pareggiando contro il Sandrigo per 2-2. Tutto pronto per il secondo tempo. Vediamo quelle che saranno le istruzioni di mister Pino Marcella, se il Giovinazzo riuscirà nell'impresa. Clavel sulla pallina, si attende il fischio degli arbitri. Partiti, Mura prova dalla distanza, riconquista il Lodi con Lorenzo Giovannetti, in avanti con Antonioni, ancora Giovannetti, adesso il numero 63 Morgan Antonioni, sempre il Lodi in avanti, riconquista la palla Federico Mura, Leber ci prova ma si oppone Grimalt, ancora Nayera, questa volta ad opporsi è Belgiovine, Leber indietro per Federico Mura, ancora scambio fra i due, cercano un buco per passare ma prova a sorprendere Federico Mura, il portiere, riconquista la sfera Leber, intercettata, riparte Morgan Antonioni, si oppone ancora una volta Belgiovine, Giovannetti, Nayera, ancora Giovannetti, Nayera, Giovannetti, scambio fra i due, si avvicinano alla porta di Belgiovine, prova a sorprendere la difesa del Giovinazzo, Lodi, ma riconquista ancora Antonioni, Nayera, il Lodi alle spalle di Belgiovine, ancora dalla distanza si oppone Belgiovine e riconquista Mura, Leber, Mura, Clavel, ancora Mura, De Bari, fallo commesso dal Lodi, l'arbitro Andrisani ha fermato il gioco, indica il punto di battuta del signor Andrisani, sulla sfera si porta Leber e Mura, subito battuta, Mura intercettato ma riconquista Leber cerca di liberarsi, ci riesce del proprio avversario, Clavel, ancora il Giovinazzo, sempre Clavel in avanti, Leber atterrato, Leber, Giovannetti riconquista, ancora il Lodi in avanti, siamo alle spalle di Belgiovine, sempre fraseggi brevi da parte del Lodi ma efficaci, si oppone col casco Belgiovine e riparte il Giovinazzo con Federico Mura, indietro per Clavel, prova dalla distanza, intercettato, rimedia Grimalt, ricordiamo che Grimalt è l'ex di turno, ancora il Lodi, lasciano trascorrere secondi preziosi, Nayera
Antonioni ancora in possesso della sfera. Giovannetti, Antonioni, sempre Faccin, Naiera, ancora ci mette un guanto questa volta Belgiovine. Sempre in avanti Antonioni, siamo già a ridosso dell'area del Giovinazzo, indietro per Giovannetti, Naiera dietro Belgiovine, provano a sorprendere, questa volta fortunato Belgiovine. In avanti il Giovinazzo, ma Grimalda evita la rete alla FP Giovinazzo. Antonioni, Naiera, ancora il Lodi, nulla di fatto, riconquista il Giovinazzo con Clavel, la passa indietro alle Ber, De Bari, sempre siamo a ridosso dell'area del Lodi, il Lodi riconquista la sfera, Antonioni, ancora in avanti il Lodi, girano tutta la pista, questa volta sbaglia il giocatore del Lodi, Antonioni, e riconquista Clavel. Leber in avanti, attraversa tutta l'area e riconquista la sfera il Lodi, con una finta si smarca del proprio avversario Giovannetti, sempre il Lodi in avanti, Alessandro Faccin, riconquista Leber, ancora Clavel, atterrato, fallo ai danni di Turturro, rivediamo, cerca di scappar via al proprio avversario e viene atterrato Turturro per l'ottavo fallo commesso dal Lodi. Ribatte subito velocemente il Giovinazzo, scivola Leber e commette fallo. L'arbitro Andrisani indica il punto di battuta. Ancora il Lodi in avanti, Giovannetti, Fantozzi, Giovannetti in avanti al proprio compagno di squadra Faccin, Giovannetti, scambi veloci, Faccin, ancora fa buona guardia la difesa giovinazzese, cercano di sorprendere il portiere Belgiovine, senza successo. Giovannetti adesso in possesso della sfera, la passa al proprio compagno di squadra che la perde, Clavel, atterrato Clavel, ma tutto regolare, prova, si oppone Belgiovine al tiro del numero 54 Fantozzi, Giovinazzo riconquista la palla, gliela toglie il numero 7 Naiera, ancora Lodi in possesso della sfera, Fantozzi, ancora sempre lui in possesso della sfera, Naiera cerca di sfondare, Naiera indietro Fantozzi, Faccin perde la palla, la riconquista Leber,
provano a tirare ma senza esito. Clavel in possesso, indietro per Mezzina, Lebert, il Lodi con Giovannetti, Facin, ancora Giovannetti, indietro per Fernandez. Sempre il Lodi con Fantozzi, Giovannetti, riconquista Lebert intercetta il tiro del Lodi ma scivola, mantiene il possesso della sfera, atterrato tutto regolare, questa volta non c'è fallo da parte dei giocatori del Lodi, la manda alta il Lodi la sfera. Si è opposto Belgiovine, quindi si ripartirà con un tiro da parte del Lodi. Ancora il Lodi in avanti. Indietro. Fantozzi ha spinto, commesso un fallo da parte di Fantozzi ai danni del giocatore del Giovinazzo, nono fallo. Clavel ancora atterrato, Mezzina, sempre il Giovinazzo a cercare di accorciare le distanze, De Bari, tiro dalla distanza intercettato, Clavel, atterrato Clavel, anche questa volta tutto regolare. Facin in possesso della sfera, provano in diagonale, vediamo, è successo qualcosa al portiere del Lodi, anzi no, a terra c'è Clavel del Giovinazzo, prontamente soccorso dal portiere del Lodi, ancora un fair play, interviene il medico dell'FP Giovinazzo. Sarà il Giovinazzo a riprendere il gioco. Risultato, ricordiamo, 3-1 per il Lodi. Già trascorsi 11 minuti di questo secondo tempo. Clavel indietro a De Bari. Clavel. Finta di Clavel, indietro per Di Lillo, indietro Clavel, tiro dalla distanza, si oppone il portiere del Lodi Grimald, riconquista il Giovinazzo, atterrato Clavel. E andiamo a rivedere il fallo. Gli arbitri non si accorgono del fallo commesso
ai danni di Clavel. Non riusciamo a capire chi è stato ammonito. Cercano di spiegarsi Clavel e il signor Andrisani. Uscito Clavel ed entra Mura al suo posto. Ancora il Lodi in avanti. Lodi sempre a manovrare. Fernandez. Ancora lui in possesso della sfera. Superata la metà campo dell'AFP Giovinazzo con Andrea Fantozzi. Bozzetto in possesso della sfera, indietro al compagno di squadra Fantozzi che prova dalla distanza. Mezzina riconquista la sfera e riparte per l'AFP Giovinazzo, indietro per Mura 2 contro 1. Mura gli tolgono la palla e riparte velocemente il Lodi con Bozzetto. Ancora il Lodi in avanti. Risultato finale tra Bassano e Sandrigo 2-2. Si sono spartiti i punti questa partita di metà classifica. Time out chiesto adesso dal Giovinazzo decimo fallo per il Giovinazzo, che ha la possibilità di accorciare ancora una volta con Leber. Leber contro Grimalt. Dodici minuti e 45 secondi alla fine di questo incontro e il Giovinazzo ha la possibilità di accorciare con Leber. Il signor Andrisani verifica che sia tutto pronto per poter concedere il tiro. Momento emozionante davvero questo. Fischio che arriva in questo momento, tiro di Leber, intercetta Grimalt, nulla di fatto, non è stato come il primo gol. È sfumato anche questo gol. E riparte il Lodi con Bozzetto. Ancora fallo commesso dal Bozzetto ai danni del giocatore del Giovinazzo, ai danni di De Bari. Leber adesso in avanti. Leber 2 contro 1. Perde la sfera e riparte il Lodi. Fantozzi la passa al compagno di squadra Bozzetto. Ancora Bozzetto cerca di accentrarsi.
si oppone bel giovine Mezzina a difendere la propria porta insieme a bel giovine Fantozzi. Adesso cerca un compagno, lo trova in bozzetto, ancora a ridosso dell'area, fallo del giovinazzo. Vediamo, stiamo rivedendo il fallo commesso da Mezzina per il sesto fallo del giovinazzo. Fantozzi tira dalla distanza, riconquista Di Lillo. Di Lillo in avanti per De Bari, gli scivola la pallina, non riesce ad agganciarla e ne approfitta il Lodi. Faccin, ancora il Lodi a manovrare. Bozzetto, sempre Fantozzi in possesso della sfera, quindi Lodi in avanti. Fantozzi, finta di Fantozzi a ridosso di Belgiovine che si oppone, ancora Fantozzi, uno contro uno. Fantozzi, Leber riconquista la sfera, ma il Lodi se ne riappropria immediatamente e riparte. Bozzetto, ancora il giovinazzo con Mezzina, fallo commesso dal giocatore del Lodi. Vediamo di chi si tratta. Fantozzi ha commesso fallo ai danni di Leber, anzi no, vediamo chi è rimasto a terra, non riusciamo a vederlo dalla nostra postazione. Vediamo, ancora un intervento del medico dell'FP Giovinazzo. Sempre a terra un giocatore della FP Giovinazzo, non riusciamo a capire di chi si tratta. Questa volta a lamentarsi sono i tifosi del Lodi. Si stanno spiegando il signor Andrisani e il nostro De Bari. La partita si sta accendendo e il Giovinazzo non ci sta a perdere nuovamente. Era Clavel il giocatore che era stato atterrato, si è rialzato ma viene sostituito, entra in pista Federico Mura. Quindi il Giovinazzo usufruirà di un nuovo tiro libero, sulla sfera si è portato nuovamente Leber e ci saranno adesso 2 minuti di superiorità numerica. È stato espulso Bozzetto, sempre Leber contro Grimalt.
Tutto pronto per il tiro. Fischio del signor Andrisani, tiro ancora Grimalt e ancora una volta atterrato Leber. Due occasioni sprecate dell'AFP Giovinazzo. Grimalt si è opposto per ben due volte a Leber. Tiro dalla distanza di Leber, Mezzina, De Bari. Esce Mezzina ed entra Clavel. Leber prova un'altra schiaccia. Mura, ancora De Bari, Leber. Un assedio da parte del Giovinazzo per chi sta vedendo l'incontro. Un assedio unico del Giovinazzo. Non ci sta questa sconfitta. Il Giovinazzo intercetta De Bari. Riparte Leber. Ancora scambi Clavel Leber. Leber. Mura. Ancora Leber, ancora tiro da distanza alta, uno contro uno, alla meglio il giocatore del Lodi, ma riconquista il Giovinazzo con Federico Mura. Palo, palo questa volta del Giovinazzo. Ancora Mura, Mura, tiro, intercetta il Lodi. Fantozzi, 3 contro 1. Riparte il Giovinazzo, gli arbitri fermano un'azione per la porta spostata. Un'azione del Giovinazzo. Otto minuti alla fine di questo incontro, risultato fermo sul 3-1, risultato maturato nel primo tempo. Giovinazzo con Mura, De Bari, Clavel prova a passarla al centro, De Bari, ma intercetta il Lodi, intercetta anche il Giovinazzo, la sfera, Clavel. Clavel scivola, riconquista Fernandez. Naiera, Giovinazzo nuovamente in velocità, Leber, Leber, tiro, parata di Grimalt. Ancora Giovinazzo, Giovinazzo prova con Clavel. Naiera sull'altro fronte, subito a ridosso della porta di Belgiovine, ma il Giovinazzo non ci sta e riparte velocissimamente. Ancora palla persa dai giocatori del Lodi. L'arbitro Iorio ferma il gioco, ha subito un tiro della pallina sul piede.
partiti in questo istante. Prova dalla distanza Mura a sorprendere il portiere Grimalt. Ancora il Lodi in avanti. Nayera e Leber. Fallo commesso dal giocatore giovinazzese Leber. Distanza Nayera sulla palla e Fernandez. Nayera, Leber, Nandini, ancora il giovinazzo con Leber, Clavel, 3 contro 1, alla meglio il Lodi e riparte, ancora gol del Lodi per il 4 a 1. Andiamo a rivedere l'azione. Rete messa a segno dal Lodi, precisamente con il numero 44, Davide Nandini. Peccato per le due azioni sprecate dalla FP Gioinazzo con Leber, e ancora il Lodi in avanti. Quinta rete del Lodi dopo appena qualche secondo dalla quarta. 5 a 1, quinto gol questa volta a segnare è stato Fernandez. Riparte il Gioinazzo con Mura, riconquista la sfera il Lodi. Nayera, ancora il Gioinazzo a riconquistare la palla, Clavel, Leber 2 contro 1, atterrato Leber in aria, questa volta è rigore per la FP Gioinazzo. Andiamo a rivedere, è infatti stato atterrato il Gioinazzo. Leber questa volta a incaricarsi del tiro, sarà il capocannoniere della FP Federico Mura, sperando di poter accorciare. Mura contro Grimalt. Sono due giocatori che si conoscono perché hanno giocato insieme lo scorso anno in Serie A2. Federico Mura. Tiro, parata ancora di Grimalt, ancora Mura, nulla di fatto, e Nayera riparte. Lodi sempre in avanti, Antonioni, tiro e rete, sesta rete del Lodi con il numero 44, Nandini. Tripletta per Nandini che questa sera sta facendo il Mura della situazione. Clavel indietro a Leber. Per un attimo avevamo sperato che il Gioinazzo potesse ribaltare la situazione, ma poi in questo sport
in pochi secondi si prendono tanti gol, come sta succedendo al Giovinazzo. Atterrato nuovamente Leber, tutto sotto controllo da parte del signor Andresani. Antonioni, ancora il lodo in avanti, questa volta è Naiera in possesso della sfera, indietro al proprio compagno Antonioni. Fernandez, ancora il Lodi, indietro a Naiera, prova in diagonale Naiera, riconquista la palla di Lillo e riparte la FP Giovinazzo. De Bari taglia tutta la pista, De Bari, riconquista di Lillo, atterrato di Lillo, dodicesimo fallo per il Lodi, dodicesimo, chiede la distanza di Lillo. Clavel indietro per De Bari, è uscito Leber, è entrato Mezzina nel frattempo. Clavel cerca di passarla al compagno di squadra di Lillo, settimo fallo per il Giovinazzo. Fantozzi, ancora a manovrare il Lodi, Bozzetto, Fantozzi, Naiera, Bozzetto, Lodi sempre nella metà campo della FP Giovinazzo. Prova dalla distanza Bozzetto, devia Belgiovine, riparte il Giovinazzo con Clavel. Clavel indietro a Di Lillo. Di Lillo. Ancora sempre Lodi nella metà campo del Giovinazzo, ancora un tiro dalla distanza deviato dal Giovinazzo e si ripartirà con un tiro per il Lodi. Risultato maturato fino a questo istante 6-1, a 2 minuti e mezzo dalla fine dell'incontro. Altra sconfitta amara per la FP Giovinazzo, che dovrà rifarsi adesso nella trasferta di mercoledì a Sandrigo. Una partita alla portata della FP Giovinazzo. Ancora tiro a giravolta del Lodi, ma Naiera ancora in possesso della sfera, cerca di sorprendere Belgiovine. Bozzetto, ancora il Lodi, 1 minuto e mezzo alla fine dell'incontro. Sempre il
Lodin avanti, riconquista Clavel la sfera per il Giovinazzo. De Bari, 2 contro 1, gliela soffiano facilmente la palla. Bozzetto. Ancora la manovra è ad opera del Lodi. Bozzetto. Si oppone bel giovine, palla deviata. Sarà il Giovinazzo a riprendere e riparte nuovamente il Giovinazzo. Di Lillo. Di Lillo in possesso della sfera. Ormai a poco più di 20 secondi dalla fine dell'incontro. Il Giovinazzo cerca di accorciare, ma niente, neanche questa volta. Traversa del Lodi. Di Lillo ancora in avanti. Di Lillo a ridosso della porta di Grimalt. Gira tutta la pista. Partita terminata in questo istante. I risultati arriveranno, ne siamo certi. Intanto non c'è tempo per piangere sul latte versato di questa sera, ma soltanto da ricaricare le energie per una gara successiva. Questa gara è terminata con un punto per la nostra AFP Giovinazzo e 6 punti per la squadra del Lodi. Sì, 6 reti a 1 per il Lodi, che nonostante le 2 trasferte consecutive comunque ha fatto la sua parte, l'ha fatto la parte da Leone, ma si vedeva insomma la differenza atletica fra le due squadre. Ragazzi che devono ancora fare esperienze per l'AFP Giovinazzo, mentre per il Lodi ragazzi che stanno disputando la Champions League, quindi di tutt'altro livello. Bisogna solo ringraziare questi ragazzi per il lavoro che fanno costantemente, ogni giorno si impegnano. Naturalmente ora il Giovinazzo si dovrà affacciare al mercato, sempre se le forze economiche lo consentiranno, perché c'è bisogno di sponsor, di sostegno economico per poter continuare questo campionato di Serie 1 difficile. Vi salutiamo dal Palapanzini di Giovinazzo. Buona serata a tutti da Maria Teresa e Michele. Ci risentiremo adesso il 13 di gennaio con la partita casalinga del Giovinazzo che affronterà la squadra del Grosseto. Buonasera a tutti.